100 milioni per 100 comuni. La Regione Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara la ripartizione dei fondi destinati a riparare i danni causati dal maltempo dello scorso marzo e a mitigare il rischio idrogeologico. Tra gli interventi inclusi nella lista dei finanziamenti ci sono opere importanti come il consolidamento delle frane di Villa Celliera, Civitella Casanova in provincia di Pescara e Castiglione Messer Raimondo e Cellino Attanasio in provincia di Teramo, oltre alla frana che ha interessato la strada provinciale 162 che collega Castiglione Messer Marino a Fraine in provincia di Chieti. E poi tantissime altre opere per un Abruzzo che necessita di manutenzione del territorio, dei fiumi e delle infrastrutture viarie. Noi abbiamo sequestrato le risorse per quanto concerne i ribassi d'asta perché serviranno a finanziare nuove opere. Sono altri 10 interventi coperti dal Ministero dell'Ambiente. Più continueremo a lavorare nei prossimi anni per fare questa la regione più sicura d'Italia. Non dobbiamo dimenticare come nei precedenti 5 anni e mezzo sono state investite sul tema da parte della Regione Abruzzo non più di 30-35 milioni di euro. Noi in questo primo anno abbiamo già superato il centinaio di milioni di euro in una ottica di progressiva attività di sussidiarietà nei confronti dei comuni e degli enti locali preposti, è una somma ancora insufficiente.